parola l'onorevole Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo. Grazie dell'invito e complimenti per questo importante riconoscimento, grazie a chi mi ha preceduto per aver ricordato l'importanza di fare sistema in Italia, ma di essere parte del sistema europeo. In questo momento ne abbiamo particolarmente bisogno, parliamo di un settore di grande eccellenza, parliamo dello spazio che condizionerà non solo la nostra vita ma la renderà anche più sicura. Non dobbiamo avere paura dello spazio, spesso si ha un atteggiamento, diciamo che questo provoca un impatto, magari di allarme, invece abbiamo la certezza e questo già è dimostrato che questa grande potenzialità che anche l'Italia esprime consentirà al nostro pianeta di vivere meglio, di conoscersi meglio. Questo è un tratto che naturalmente non può non essere anche molto europeo, perché noi abbiamo bisogno in questo momento di riconoscerci del fatto che l'Europa può consentirci di essere più sicuri, un mondo in cui mettiamo tante forze concentrarsi sulla nostra disgregazione, sulla nostra debolezza. Un tratto di questo tempo e anche in questo momento sentiamo dei segnali che in fondo si concentrano cercando di indebolire lo spazio europeo. Se mi permettete, siamo in questo momento tutti impegnati, in attesa anche di capire gli andamenti della volontà dei nostri cittadini. In questo momento io penso che la vera battaglia che noi abbiamo con la nostra industria, con il nostro paese, con i tanti paesi europei, sia quella davvero di riaffermare la nostra indipendenza, perché vediamo un mondo che si sta concentrando per indebolire l'Europa, ma se l'Europa si indebolirà i nostri paesi saranno probabilmente più esposti, più fragili. La nostra indipendenza, naturalmente dobbiamo farlo con il nostro sistema, con i pezzi preziosi del nostro sistema, caro Sindaco, il riconoscimento della vostra città, della vostra pietra è davvero importante. Abbiamo tante preoccupazioni in questo momento, perché quello che viene fuori dall'Europa dovrebbe preoccuparci un po' di più di quello che è il sentimento del dibattito italiano propone. Abbiamo la necessità di essere all'altezza di sfide nuove e di farlo con il tratto, naturalmente c'è un'industria italiana, la sua cultura, però dentro un sistema europeo più forte. Ecco perché penso che questo sia un momento in cui tutta l'attività anche della nostra industria deve essere messa più a sistema. L'altra settimana sono andato a trovare gli uomini e le donne che si occupano di Alemi. Abbiamo un'industria molto importante, capofila e protagonista, e dobbiamo difenderla e per difenderla dobbiamo finanziarla anche meglio. Credo che anche qui l'impegno il governo italiano deve essere un po' più concentrato nel sostenere questa attività così importante. Abbiamo al Parlamento europeo, come sapete, da tempo un gruppo di lavoro che si occupa di spazio, promosso nelle varie legislature fa dal professor Vittorio Prodi, ha avuto un lavoro, ha prodotto anche un lavoro impegnativo. Abbiamo bisogno di sistema italiano per seguire i tanti aspetti dell'attività legislativa che incidono molto anche nel comparto aerospaziale. Credo che questo possa essere un impegno con il Presidente Tajani, con gli altri gruppi politici, perché questo gruppo di lavoro si ricostituisca e accompagni l'attività del Parlamento europeo nella prossima legislatura. Naturalmente vogliamo che dentro questo gruppo ci sia
la nostra industria, il nostro sistema e anche i nostri sindaci, perché sono promotori, diciamo, di questa, di questo tipo di Europa che noi vogliamo. Se vogliamo abbassare il livello di nazionalismo che consideriamo un po' troppo soffocante in questo momento, dobbiamo legare di più i nostri territori all'Europa, perché l'Europa non sceglie, diciamo, dal niente, ma lega in qualche modo il territorio, a uno spazio più grande, alle sue istituzioni. Io vi ringrazio, complimenti, lavoreremo insieme, facciamo sistema, ne abbiamo bisogno per difendere sempre di più il sistema italiano, ma il sistema europeo nel suo complesso. Grazie.